squadra del Don Bosco. Eccolo Nicolò, passiamo invece a un aspetto più disciplinare che riguarda un po' tutto il mondo dilettantistico, che vede diversi addetti ai lavori in disaccordo, ovvero quello della regola dei giovani in prima squadra. Cosa ne pensi tu? Ma sì, io secondo me questo tipo di regolamento va rivisto, perché ormai sono anni che se ne parla, ma non si è mai fatto nulla. Nel senso che con questo regolamento qua, tanti giovani, anche bravi, vengono persi per strada, perché si sentono utilizzati solamente nel momento in cui vengono bene per quanto riguarda appunto il giovane, e dopodiché, vengono persi per strada. Ragazzi che poi si demoralizzano, non trovano spazio in altre squadre, anche per motivi legati al cartellino, perché poi se un ragazzo vuole andare a giocare in un'altra squadra non può andare perché il cartellino è della società madre e vengono chiesti magari anche dei soldi. Insomma, stiamo sempre parlando di categorie dilettantistica, appunto, dove l'obiettivo è quello di innanzitutto di divertirsi, e quindi per strada stiamo perdendo tanti tanti ragazzi, e non va bene, perché comunque sia il calcio è un modo per far crescere in maniera sana e per comunque un momento di aggregazione e di molto molto importante. Ecco, quindi secondo me questa regola qua va assolutamente rivista. Questo è il mio pensiero. Ecco, ti chiedo un'ultima cosa rapida, un po' me ne hai già parlato di questo format, nuovo format della terza categoria. È stato un po' costretto a divenire così questo format. Cosa ne pensi? Cosa può cambiare per voi? Cosa può cambiare per le altre squadre in merito anche al fatto che avete giocato la coppa, che è stata, alcune le definiscono amichevoli ufficiali e quindi può essere una buona preparazione per il campionato? Allora, il discorso Coppa Liguria con i gironi di Chiavari e di Genova Unita è stata una bella iniziativa, secondo me, anche perché abbiamo affrontato due squadre di Chiavari attrezzate, quindi è stata anche una bella esperienza giocando in un campo molto bello, e quindi è stata secondo me una bella esperienza di crescita anche per i nostri giovani. Il campionato invece in sé a 13 squadre, a mio avviso, non ha molto senso. Uno, perché è anche un po' una mancanza di attenzione per quelle società che comunque quest'anno hanno pagato l'iscrizione, e non sono poche. Due, per i ragazzi che partecipano a questo campionato, che magari si allenano ad orari improponibili, 9, 10 di sera, e quindi insomma viene un po' sminuito il lavoro delle società e dei ragazzi, e il lavoro che c'è dietro è tanto. E quindi, secondo me, la soluzione migliore sarebbe stata quella di allargare il girone di seconda categoria, perché comunque sia il livello anche di seconda categoria, eccetto le prime 3-4 squadre, insomma, ci può stare, ecco, ci possono stare anche le squadre che sono in terza. E quindi avrei fatto un girone di seconda categoria più allargato, ecco, per rendere il tutto più divertente. Questo è il mio pensiero. Perfetto, ti ringrazio Nicolò, sei stato gentilissimo per questo collegamento telefonico, ti auguro un buon proseguimento di stagione. A te e alla tua Grazie squadra. mille, Ciao grazie, Nicolò, grazie mille, grazie grazie. a te. Grazie.